Scusate la, sì. la velocità. Sì, noi abbiamo un ospite, vogliamo presentare. Lo presento? No, no. Ecco, vi abbiamo portato una. Abbiamo portato un nostro amico collaboratore, ma anche un nostro amico collezionista. Prego. Si chiama Andrea Moretto, abita a Ivrea, quindi abita poco distante da qua. Grazie. Abbiamo voluto così, questo effetto sorpresa, fuori programma. Sì. Perché si chiama Andrea Moretto, però lui ha progettato una caffettiera piccolissima che adesso ci parlerà, forse sicuramente è la più piccola del mondo, e l'ha realizzata con un suo disegno, un suo sviluppo, quindi ha fatto una sua ricerca. Secondo me è molto, direi anche una giornata speciale, ci piaceva così concludere la nostra storia, il nostro percorso del libro Coffee Maker con questa curiosità. Adesso Andrea ci presenti in breve, poi dopo ti lasciamo anche fare preparare questa tua opera. Buongiorno a tutti, spero di avere la parlantina come Carli e Maltoni, ma loro sono eccelsi in questo. Io posso solamente dire che circa 6-7 mesi fa, mentre ero lì che pensavo, perché io sono progettista meccanico, e cercavo una sfida, un qualcosa che mi potesse appagare anche nel mio mondo del collezionismo. Io sono collezionista, ho 600 caffettiere, tutte italiane, e a questo punto mi è venuto anche il pallino e mi sono detto: ma perché non posso realizzare una mia caffettiera? Però volevo fare un qualcosa di particolare, qualcosa che fosse così, qualcosa di mio, proprio particolarissimo. E mentre ero lì che navigavo sul web, sempre alla ricerca di caffettiere nuove per aggiungere alla mia collezione, leggo un articolo dove dicevano che era stata realizzata la caffettiera più piccola del mondo di 19 mm e mezzo. Io mi sono detto: ma 19 mm e mezzo a me mi sembra un po' grandina. Effettivamente era un po' grossa. E allora mi sono detto: ma a questo punto tanto vale che ci provo. E mi sono messo lì, ci ho pensato, mi sono basato sulle mie conoscenze, perché 600 pezzi, qualche idea inizia a fartela. E a questo punto ho realizzato la mia Amoretto, che io Andrea Amoretto, poi mi sembrava carino, allora ho detto piccolino, grazie, mia moglie mi aiuta sempre, ho avuto tanta pazienza. Allora, sono un po' dimenticato. Qua abbiamo il corpo macchina, grazie. Qua c'è il pistoncino, perché questo qua è proprio un pistoncino. Poi adesso qua, ecco qua, mancava già un pezzo, mi stava già venendo la tachicardia. Il filtro. Che non cada nel lago, Sì. Ok. Il coperchio per tenere il calore, perché bisogna pensare che, visto che si mettono dalle 3 alle 4 gocce d'acqua, che poi dipende anche dall'altitudine, perché farla a casa mia o farla al mare mi sono trovato dei comportamenti completamente diversi. E a questo punto ovviamente manca anche la tazzina, perché a differenza anche dell'altra caffettiera, che la mia misura 13 mm e mezzo va dai 12 mm e mezzo ai 13 e mezzo, dipende dalla fusione, io ve la offro anche in tazza calda. Quindi se io vi dico: venite a casa mia che vi offro un goccio di caffè, l'importante è che non ci sia pranzo, perché se primato dei Guinness dei primati devi andare a Guinness, dai, che lo proponiamo, ci facciamo. Ovviamente l'ho fatto in argento perché mi sembrava un'idea così più carina, e ci va ovviamente anche il suo cucchiaino, perché, wow, signori. Andrea è stato salvato dalla legge basata. Scusate? Aspetta, bisogna mettere qualcosa a riparo. Ma metterò le mani intorno, perché purtroppo, sì. Purtroppo quel calore gioca un brutto scherzo, perché basta che la fiamma vada di qua e di là. Siamo proprio. È più da interno. Allora, facciamo così.
o gira la scatola. Allora, a questo punto io prendo il pistoncino, perché il principio è proprio quello di un pistone. Quando l'acqua scalda, il pistoncino tende leggermente anche a comprimere il caffè, quindi c'è una leggerissima compressione del caffè, in queste dimensioni è veramente molto ridotta. Andiamo ad aggiungere l'acqua. Una, due, tre, magari lo faccio un po' più abbondante perché non si sa mai. Siamo in tanti. Siamo in tanti, allora sì, bisogna farlo un po' per tutti. Poi la caffettiera viene presa e girata sotto sopra. A questo punto ho rubato un giochino da mia figlia che se mi becca mi picchia. Ci ho messo il caffè perché ho detto eventualmente là non ce ne fosse. Si mette la quantità di caffè desiderato. Un cucchiaino. A me piace un caffè bello gustoso, quindi se non vi offendete ne metto un po' di più. Devo ricordarmi di fare un cucchiaino magari per le dosi. Una scorta per un anno. E anche di più di un anno. Dipende quanti caffè si bevono al giorno. Oh, mi piace abbondare. Bisogna solamente preoccuparsi anche di quanto caffè, eccetera, eccetera. Non è facile. Poi ondeggia tutta, devo dire che mi sono trovato in situazioni più semplici ultimamente. Ok. No, posiamo pure il caffè. A questo punto si mette il filtro. Si chiude il filtro, ok? Metto il coperchio. Si sente, sì? Si sente benissimo. E mettiamo la tazzina. Magari adesso uso una candela nuova che abbia una fiamma. Perché poi ovviamente più si consuma anche la candela, c'è un ritorno di fiamma diverso. Cioè, quindi bisogna sempre stare un po' dietro a certi dettagli. Io propongo di mettere sopravvento per un coperchio qua. Sì, sì, sì. Perché se no. Ecco qua. Qua. Devi pulirsi qua. Scusate se non vedete. Un accendino più moderno del mio. Qualcuno fuma? Oh, grazie mille. Grazie. Ma il tuo accendino com'era, se quello più moderno? Il mio è in argento, ovviamente. Degli anni 30. Aia! Se no si se no casca fuori il caffè. Qua si muove tutto. Adesso vediamo. Da dove arriva? Io provo adesso. Se facciamo silenzio si sente il borbottio. Sì, sì. Soprattutto l'aroma. Adesso qua spero che non ci siano. Soprattutto l'azio, perché qua. Soprattutto la Roma. Non l'avevo colta, sì. Oh, ci va il suo tempo, è sempre una caffettiera. Un po'. Chi lo assaggia dopo? Ah, chi vuole gradire? Eccolo qua, voilà, il caffè è uscito. A questo punto profumo mi dispiace solo che è vero. Bravo. Fantastico. E voilà. Fantastico. Chi vuole assaggiare? Bravo. Posso far vedere? Assaggiare. C'è il cucchiaino? Il cucchiaino, ma dove l'ho messo? L'ho perso. Sindaco, vieni a assaggiare il caffè. La signora. Prego, signora. Il tazza calda, però si è già raffreddato. Assaggia, sì. Devi assaggiare, sì. È il massimo che ci consente. Devi assaggiare. C'è una difficoltà. Quando si dice
È difficile, bisogna proprio sforzarlo. Ma dunque io c'è. Perché essendoci un succolo. Ho messo quello che loro torne. Funziona l'operazione, funziona già. Dorme, no, no, visto. Ah, davvero? Eh no. Io volevo complimentare per questo tuo progetto. Grazie. Però bisogna studiare un sistema antivento. Però anche no, il per uso domestico, quindi per uso domestico. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione alla gatta.